Oscar Lancini, vice sindaco di Adro in provincia di Brescia. In comune vi state occupando di una tematica al centro dell'attenzione dal punto di vista anche della, diciamo, dell'aspetto culturale e anche educativo, riguarda la teoria gender. Ci sarà anche un appuntamento, come ve ne state occupando? Ci sarà un appuntamento, il secondo appuntamento organizzato dal Comune di Adro, venerdì 6 novembre presso la sala consiliare del Comune di Adro, in collaborazione questa volta con l'Istituto Comprensivo Scolastico del nostro paese, del Polo Gianfranco Miglio, e lì si ridiscuterà ancora una volta la teoria gender. Molti genitori non hanno ancora capito la pericolosità di questo modo di educare i nostri figli, educarli al non riconoscere il sesso maschile, il sesso femminile, e ad improntare invece una forma di istruzione che è quella interrogativa, cioè vale dire non sei uomo, non sei donna, sei quello che decidi di essere. Ecco, noi queste cose non le condividiamo, riteniamo che sia un pericolo veramente per la società, un pericolo per la famiglia, un pericolo per il futuro del nostro paese, e quindi abbiamo insistito, e questa volta faremo anche con la collaborazione, come dicevo, della scuola, faremo questo incontro in cui ulteriormente si spiegano ai genitori la pericolosità di questa teoria gender, che molti comuni ed alcuni consigli comunali addirittura l'hanno probabilmente, senza sapere di cosa stessero trattando, l'hanno approvato. Comuni anche vicini al vostro? Nella provincia di Brescia purtroppo almeno uno pare sia stato già approvato in consiglio comunale il piano d'offerta formativo di questa scuola, che all'interno ha promosso in quelle che sono le educazioni sull'affettività l'esperienza gender, che poi in italiano significa di genere, e il non riconoscere il maschio, la femmina, il obbligare i bambini a vestirsi da donne e le bambine a vestirsi da uomo, l'entrare nella sfera della sessualità in cui viene previsto anche l'erotismo insegnato dall'insegnante. Ecco, sono passaggi molto delicati, sono passaggi che non possono essere lasciati alla scuola. La famiglia è l'unico responsabile dell'educazione dei figli, la scuola collabora con la famiglia, lo Stato collabora con le famiglie, e questo deve essere. La famiglia è in prima fila all'educazione dei figli.